Fatto, qui stanno succedendo dei fenomeni strani in compagnia della, della nostra new entry di oggi, il mentalista Luca Volpe. Che cosa succede adesso? E allora, io ho chiesto qui alla produzione di procurarmi un mazzo di carte francesi, perché con questo andremo a provare un esperimento con la nostra amica Jennifer, ok? Sì. Allora, innanzitutto facciamo vedere le carte qui, che sono tutte diverse. Eccole qua. Quello che ti chiedo di fare, Bianca, per cortesia, è di mescolare un po' queste carte, in modo che così magari siamo più tranquilli e sereni. Jennifer, nel frattempo, io ti chiederò di fare qualcosa. Vieni un po' più avanti, perfetto. Io ti chiederò di scegliere una carta tra qualche istante, sta rilassata, questa non è una gara tra me e te, ma ti farò vedere com'è possibile capire quello che pensa una persona tramite il movimento degli occhi. Tra l'altro anche le persone che sono a casa potranno giocare con noi, potranno anche loro indovinare dal tuo sguardo quello che stai pensando, ok? Allora, dammi pure le carte. Perfetto. Finalmente potremo smascherare un po' di bugiardi. Esatto, provaci anche te. Allora, occhio, Jennifer. Vai. Metti il dito su una di queste carte e lascia pure il dito sopra. Questa qui? Sei sicura? Perfetto. Allora prendila, non falla vedere in camera. Questa in camera, questo è molto importante. Mettila pure sul tavolo e copri con la mano. Perfetto. Allora, tu hai una carta in mente. Allora, le carte si dividono in carte rosse e carte nere, ok? Pensa se è rossa o pensa se è nera. Quando ho detto rossa, ha visto, immediatamente ha chiuso gli occhi. È rossa la carta che sta pensando? Perfetto. Le carte rosse sono le carte di cuori e le carte di quadri. Pensa se è una carta di cuori o di quadri. È di cuori? Sì. Ok, perfetto. Ora, le carte si dividono in numeri e figure. Vuoi dire per cortesia al microfono numeri? Numeri. Vuoi dire figure? Figure. Brava. Sì? Vero. Figura, vedi che sta anche te capendo. Perché la voce era più sicura. Era più sicura, esattamente. Ora, le figure sono il Jack, la donna e il re. Il Jack, la donna... Il re. Jack. Le hai dette tutte. E la donna? È la donna di cuori, per caso? Non mi fa venire l'ansia, vediamo che... Yes! Donna di cuori! Però aveva chiuso gli occhi sul re. Ma quando parlavo della donna era rimasta così, bloccata. Complimenti, brava, grazie a te.